presto, la calca. Ma dove trovano tanta energia quelle signore? Ciao, Mary. Ciao. Ciao, Rara. Dov'è la tua mamma? È tra quelle signore che urlano. Oh, ma cosa fa? Quello è mio. Oh, no, ma cosa sta facendo? Me lo strappa di mano. Guardi che questo è mio. Ma lei è la mamma di Mary? Oh, lei è la mamma di Urane. Ora anche Robo vengono ai grandi magazzini. Oh, perché non andiamo al piano di sopra? Ma sì, certo. Tu sei come una scala mobile, Urane. Cosa vuoi dire? Una scala mobile è una specie di macchina e tu sei un robot. Papà dice che i robot sono macchine. Ah, sì? Allora dimmi che cos'è un umano. Ecco, un umano è un uomo. Come sono bravi! Guarda questi robot, non sono magnifici! Mi fai tanto ridere! Perché? Sentiamo! Tu sei un robot, non è vero, Urane? Beh, anche loro sono dei robot. Smettila, io sono un robot sofisticato! E quelli robot giocattoli! C'è differenza! Dici che io sono una scala mobile, vuoi sapere che cosa sei tu? Sì, avanti, dimmelo, sono curiosa di saperlo. Ora te lo dico! Cosa aspetti? Dunque, tu... Eccolo! Fermati! Prendere! Ma che cosa succede? Fermati, non ti faccio niente! No, Urane! Eccolo qui! L'ho preso! Guarda qui, Mary, guarda che cosa sei tu! Ah, uno scarafaggio! È possibile che Urane combini sempre dei guai. Quelli dei grandi magazzini vogliono essere risarciti dei danni. Arriva qualcuno e non sarà un ospite gradito. È il padre di Mary. Ho detto a mia figlia che non deve frequentare Urane. Oh, io capisco il suo risentimento. Che cosa succede qui? Sapete che Urane ha detto a mia figlia che è uno scarafaggio? Come ti sei permessa di offendere mia figlia? Uno scarafaggio è un animale e anche Mary è un animale. Cosa? Gli scarafaggi sono molto diversi dagli uomini. E allora anche i robot sono diversi dalle scale mobili e dai giocattoli. Ma Urane è ancora molto piccola e non sa quello che dice, la perdoni. Gli scarafaggi e gli umani non sono affatto diversi. Che cosa hai detto? Vede, scarafaggi, umani e robot sono tutti formati da piccole particelle, signore. Oh, ma certo, hai ragione. E come osa dare ragione a suo figlio che mi sta offendendo? Pensi a educarlo piuttosto. Ah, che famiglia, che famiglia! Per quanto riguarda l'educazione, Astro Boy è un ragazzo modo intelligente. Sapesse quante cose ho imparato io da lui. Siete degli incivili, io non vi rivolgerò più la parola. Ci scusi, signore. Perché gli hai chiesto scusa, papà? Avresti dovuto prenderlo a pugni. Sai, Urane, la legge impedisce ai robot di fare a pugni con gli umani. Il padre e la madre di Mary sono convinti che gli umani siano superiori ai robot. Ma perché? È semplice, perché i robot sono stati creati dall'uomo. E chi è stato a creare gli umani, mamma? Oh, io non lo so, ma... Non lo so nemmeno io, cara. Beh, lo so io, gli umani dicono di essere stati creati da Dio, Urane. Da Dio? E dove posso trovare Dio, Astro Boy? Ah, questo proprio non so dirtelo. Tu vuoi sapere dove si trova Dio? È molto difficile rispondere. Ora non mi dica che non lo sa, professore. Oh. Ecco, ascolta, Dio vive qui nel cuore dell'uomo. Davvero? Allora voglio vederlo subito. Vai, fermo, vai! Ero convinta che il professor Ocianumitsu sapesse ogni cosa, e invece non sa niente. È un grande scienziato, Urane, ma non può sapere sempre tutto. Quell'uomo mi ha delusa. Ma ti prego, cerca di ragionare. Dov'è Dio? Devo assolutamente vederlo e chiedergli perché ha creato gli umani. Molto bene, ora non mi resta che andare a cercarlo. Sì, ma da dove comincio? Ecco, le religioni nel mondo. Tieni. Grazie. Gesù Cristo, il figlio di Dio, nacque a Betlemme in una mangiatoia e morì sulla croce. Ricevuto il battesimo a 30 anni da Giovanni Battista, dopo essere stato tentato dal demonio nel deserto,
tornò sulle rive del Giordano, riunì i primi discepoli e si recò in Galilea. Il buddismo fu fondato dal figlio del re Suddhodana della stirpe dei Gautama. Nacque nell'India settentrionale e aveva i caratteri tipici del grande uomo. Poteva cioè diventare un re universale se avesse vissuto nel mondo o un illuminato, Buddha, se vi avesse rinunciato. L'Islam fu predicato all'inizio del VII secolo da Maometto nell'Arabia centrale. Maometto, mentre passeggiava nei dintorni della Mecca, ebbe le prime visioni. Gli comparve un angelo. Le prime notizie storiche sull'induismo risalgono all'arrivo in India degli Arii, un popolo indoeuropeo. Questa migrazione coincise forse con la distruzione. Infine Zoroastro, che si pensa sia vissuto nel VII o nel VI secolo avanti Cristo, fondò un'antica religione che ebbe nel tempo. Lo studio delle religioni andrebbe maggiormente approfondito e rimandiamo chi ci ha seguito ad altre videocassette. Grazie. Non credevo che ci fossero tante religioni nel mondo. Comunque, anche se mi sono mezza addormentata, io ho ascoltato attentamente ogni cosa e non ho sentito parlare del dio dei robot. Ma dove sarà il dio dei robot? Yesu Kirisu Toya Ara no Kamisama che chiedilo al dottor Oz. A Luna Park. Il dottor Oz. Ah, eccolo, l'ho trovato. Il dottor Oz risponde a tutte le domande. La prego, risponda alla mia domanda. Vorrei sapere perché i conigli hanno gli occhi rossi. È una domanda molto facile, piccolo. Questo avviene perché i capillari degli occhi dei conigli sono trasparenti. E che cosa sono i capillari? Sono vasi sanguigni sottili come un capello. Avanti il prossimo. Sentiamo che cosa vuoi sapere. Soltanto dove posso trovare il mio dio. Il tuo dio, hai detto? Esatto. Beh, il tuo dio è... Che cosa aspetta a dirmelo? Per favore, parli, o per caso non lo sa nemmeno lei. Non dire assurdità, io so ogni cosa. Mi dia la risposta. Ma certo, piccola, io credo di sapere ogni cosa. Beh, io sto ancora aspettando. Credi forse che io non sia in grado di risponderti, piccola? Sì, sì, ho capito. Ho perso solo del tempo venendo qui. Lei questo non lo sa, vero? Il tuo dio è... Io non volevo farla arrabbiare. Io volevo solo... No, la prego, si calmi! Sono io, dio. Sono io il dio dei robot. No, questo non è possibile. Sono io, Dio. Sono l'Onnipotente. Io so ogni cosa. Sono io il Dio. La smetta, io non mi faccio prendere in giro. C'è qualcosa che non va. Va tutto bene. A Dio non può succedere niente. D'accordo, se insiste tanto nel dire di essere Dio, perché non cerca di dimostrarmelo in qualche modo? Io da solo controllo tutto questo grande Luna Park. Sono io il dio dei robot e posso fare tutto. Gli umani non riusciranno mai ad avere ragione di me. Fai qualcosa, il computer è impazzito! Ci penso io!
Io sono troppo potente! Astro Boy, aiuto! Ma dove può essere andata, Urane? È un'ora che la sto cercando. Aiuto, Astro Boy! Ma è la voce di Urane! Guardate cosa faccio! È mio fratello, si chiama Astro Boy ed è più potente di lei. Lui è un robot e non può niente contro il dio dei robot. Sta dicendo un sacco di sciocchezze. Perché non c'è nessuno in grado di sconfiggere Astro Boy? Vedo che non intendi rispettare il dio dei robot, bene? Allora il tuo dio ti punirà. Dove sono? Urane! Urane! Ho capito dove sono, nel parco dell'avventura che si trova sotto il Luna Park. Quello che vede è un ragno robot dotato di superpoteri che segue ciecamente tutte le mie istruzioni. Sta cercando di mettermi paura, vero? Via! Ha visto come l'ho sistemato? Ammetti che io sono il dio dei robot, non uscirai viva di qui! No, questo non lo ammetterò mai! Siete delle farfalle antipatiche! Sono farfalle robot eccezionali! Possono assorbire tutta la tua energia! Aiuto, Astro Boy, aiuto! Ma questa è la voce di Urane! Si trova nel sottosuolo! Arrivo! Oh, aiuto, Astro Boy! Eccomi! Via! Via di qui! Astro Boy! Stai bene, non è vero, Urane? Sì. Avanti, dimmi cos'è successo. Il computer del Luna Park dice di essere Dio. Io non ci credo e lui ha ordinato ai suoi robot di attaccarmi. Sono il Dio dei robot e adesso vedrete quali sono i miei poteri. Per favore, non dire sciocchezze. Tu sei soltanto il computer. Sono il Dio dei robot e te lo dimostrerò. Davvero? Ma se ti tolgo l'energia tu non potrai fare più niente. Prova. Certo. Vieni con me, Urane. Questo è soltanto uno dei suoi trucchi. Via! Aiuto! Urane! Astro Boy! Sto arrivando! Toglietevi di mezzo voi! Aiuto! Arrivo! Succede, sembra di essere nello spazio. Non ti preoccupare, è soltanto magia. Vi darò una bella lezione. Vi dimostrerò che sono io il più forte. Questa è la sala degli specchi deformanti. Oh, Astro Boy, aiuto! Urane! Oh. Astro Boy, perché non vieni? Ma dove sei, Urane? Io sono qui, Astro Boy, ho tanta paura! Sì, ho paura! Ti troverò, Urane! Arrivo! È strano,
ogni volta che colpisco uno di questi specchi mi va via un po' di energia. Astro Boy, perché non vieni da me? Ho paura! Stai calma, Urane. Ti prometto che fra un minuto ti sarò vicino. Amplificherò al massimo il mio potere d'ascolto. Io ho paura, Astro Boy! Fa presto, ho paura! Urane! Astro Boy! Silenzio! Sento il rumore del computer. Dovrebbe trovarsi sotto di noi. Fatti da parte, Urane, svelta! Sì, questa è la sala del computer. Che cosa vorresti fare, Astro Boy? Qualcosa non va nel tuo cervello elettronico. Mi stai insultando, piccolo robot. Vedo che sei un testardo, proprio non vuoi capire. Adesso ti toglierò l'energia e dopo ti farò riparare. Non puoi toccarmi, sono il dio dei robot. Non dire sciocchezze, sto arrivando. Nessuno può combattere il suo dio. C'è una barriera, eh? Arrivo! Astro Boy! È inutile, piccolo robot! Non riuscirai mai a superare questa barriera! Purtroppo non ho abbastanza energia. Coraggio, Urane, adesso dobbiamo colpire insieme quello sbarramento. Proviamo! Arrivo! Ti conviene rinunciare, Astro Boy! Così resterai senza energia! I tuoi poteri si stanno esaurendo, Astro Boy! Adesso penserò a finirti! Fatti da parte, stai attento! Sei finito! Lascia stare, Astro Boy! No, Urane! Urane! Purtroppo non ho molta energia. Ti ripeto che sei finito, Astro Boy. Avanti tu, fallo a pezzi. No, tu non distruggerai, Astro Boy. Arrivo. Ma che ne dici adesso? Urane! Urane, scendi di lì. Completiamo l'opera. Quale sarà l'interruttore principale? No, ti prego, no, non lo fare! Ma certo, è questo! No, ti prego, Astro Boy, non lo fare! Io sono il dio dei robot! Sono il dio dei robot! Dei robot! Dei robot! Chiedo che cosa abbia fatto credere a questo computer di essere il dio dei robot. Così il computer è impazzito quando Urane gli ha domandato dove era il dio dei robot. Già, ma non credo che sia colpa di Urane stavolta. Che cosa stai dicendo? Perché colpa mia? Gli ho solo chiesto dove era il dio dei robot. Ascolta, mia piccola Urane, anche se qualcuno ti dicesse dove trovarlo, tu non riusciresti mai a vederlo perché, sai, Dio è invisibile. Professor Ochanomizu, sta forse dicendo che gli umani non possono vedere il Dio che li ha creati? Sì, è così, Urane. Mentre noi robot possiamo vedere gli umani che ci hanno creato. E dimmi, chi è stato a creare me? È stato il professor Ochanomizu. Oh? Il professor Ochanomizu? Senti, Astro Boy, se ho capito bene, dovrebbe essere lui il mio Dio. Oh, mi dispiace per te. Ma non potrei mai essere il tuo dio. Oh, e chi la vuole? Dammi ascolto, forse è meglio non cercare dove si trova il dio dei robot, Urane.
Certo, hai ragione. Adesso mi sento più tranquillo. Urane, perché non andiamo fuori a giocare? Torna subito da me, Mary. Ma certo, andiamo. Ti ho detto che non devi più vedere. Abbiamo da imparare dall'innocenza dei ragazzi. Sembra che soltanto gli adulti trovino difficoltà nel fare nuove amicizie, signore. Provi a guardare i ragazzi. A loro non importa niente se sono umani o robot. Quando questi ragazzi saranno grandi diventeranno anche saggi e allora i robot saranno uguali agli umani. Professore, abbiamo trovato che cosa ha fatto impazzire il computer. Questo scarafaggio ha provocato un cortocircuito. Cosa? Tutto questo disastro è successo per uno scarafaggio? Oh no, uno non si può più fidare neanche degli scarafaggi.